Pare che questa mia firmetta qui valga oro. E Marco non è in grado di fare nulla senza. Vi ricordate di quella casetta in via Roma? No! Sì! Mi è bastato mettere un autografo. E lui dice che con i soldi ce la caveremo, che ha talmente tante conoscenze che una soluzione la trova sempre. E l'ultima di Andrea? Ora si è inventato la compravendita di PC. E poi trova anche il tempo di gestirmi tutte le seccature con la banca. Ma non è un uomo da sposare? Ah già, l'ho già fatto 5 anni fa. Giulio invece è uno scialaccone. Non riesce mai a pagare la rata del mutuo. Ma per fortuna ci sono io con il mio super mini stipendio. Che ci volete fare? Sono il capofamiglia. No, noi invece conto unico, firma unica. La sua. Lo sapete che Luca proprio non riesce a separarsi da me. In fondo, siamo una cosa sola. Se in questo spot non hai percepito alcuna forma di violenza, ora sai perché è così difficile combatterla. L'indipendenza economica è un diritto. Difendiamolo insieme. Se potessi chiedere un aiuto alle istituzioni, chiederei una maggior tutela alla genitorialità. Dare a tutti la possibilità di avere il part-time. Sicuramente di non penalizzare chi è mamma, ancor più chi vuole diventare mamma. Più posti nido, più scuole aperte, con presidi di pomeriggio. Per aiutare le donne, ma per aiutare più in generale i genitori. Che avere un figlio non sia una scelta capestro, ma sia una risorsa per tutti. Scoperto che la mia paghetta è più bassa di quella del mio compagno di banco. Lui a casa neanche sparecchia. Figo, no? Sono troppo felice perché ho trovato subito lavoro. Ma la cosa veramente stupenda è che il mio ex compagno di corso lo pagano di più. Che gioia! Quando sono rientrata dalla maternità è stato fantastico. Già mi pagavano meno dei miei colleghi uomini. Non contenti, hanno pensato bene di togliermi la scrivania. Dolcissimi, l'hanno fatto per me, perché stare in piedi fa bene alle smagliature. Dopo tanti anni di fatica e impegno, sono ai vertici dell'azienda. Me lo meritavo proprio. Ora è bellissimo. Mi siedo a quel tavolo e sono pagata meno dei miei colleghi uomini. Finalmente mi godo il meritato riposo. È rassicurante sapere che anche in pensione mio marito prende più di me. Figo, no? In Italia la differenza salariale fra uomo e donna nel settore privato è del 17,9%. Questo non è normale. No pay gap. Valore D promuove la campagna per la parità salariale. Impegniamoci insieme per raggiungere questo obiettivo.